C'è giunta proprio pochi secondi fa, poco prima di andare in onda, una brutta notizia relativa a un episodio criminoso che è avvenuto a Sanstino di Livenza, dove un ragazzo di 16 anni, le notizie a tal proposito sono ancora piuttosto frammentarie, direttore, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e portato al carcere minorile di Treviso, aveva rubato la bicicletta a una persona anziana. Questa persona, questo anziano, lo ha in qualche modo sorpreso mentre rubava la bicicletta, lo ha inseguito e il ragazzino, questo bulletto, per tutta risposta ha riempito l'anziano di pugni e quindi l'anziano comunque non corre pericolo. Rosario, in ospedale o meno. Usiamo dei bulletto, questo qua è un criminale. Questo qua è un criminale, può avere 14, non bulletto. Bulletti sono quelli, insomma, sai, i bullettini. Questi qua sono criminali che devono incominciare ad assaggiare sulla schiena quello che assaggiano i giovani in Arabia Saudita. Perché c'è questo lassismo in questo paese, questo permissivismo, il fatto che si sentono forti perché minorenni e quindi sanno che alla fine tornano fuori e ridono. Se invece incominciamo in questo paese a mettere dei paletti e a legnarli per bene, metterli in galera, lasciarli qualche anno in galera e incominciare a far pagare ai loro genitori in solido, e vedresti che qualcosa cambia. Altro che bulletto, legnate. Perché purtroppo questo sta entrando ormai nella normalità, direttore. Insomma, la stessa cosa l'abbiamo detta anche la settimana scorsa quando abbiamo parlato dei curdi che hanno chiesto asilo politico e poi hanno fatto confusione a Pordenone. Purtroppo stiamo vivendo queste situazioni come se fosse la normalità. Non deve essere la normalità, ma purtroppo sono episodi che si ripropongono. Finché non li troveremo in qualche luogo. Prego. Va bene, immagino che Davide Gruarin del gruppo Cittadini per Concordia sia un po' d'accordo con questa disamina, cioè non è più il Veneto orientale di una volta, il Veneto orientale si sta, come dire, si sta sottoponendo a un'operazione di imbarbarimento un po'. Beh, questa è una domanda che è difficile perché parliamo di Veneto orientale, ma al limite possiamo anche... Non è più l'isola felice di una volta, perfetto, Davide, quello sicuramente. Esatto, è un po' l'isola depressa che a questo punto sta subendo anche situazioni che purtroppo ci sono da altre parti. Che dire, certo che ci si augura che ci sia la possibilità da parte delle forze dell'ordine di un maggior intervento, ma d'altra parte poi questo potrebbe essere anche suffragato da un senso civico. Sono in sottonumero. Mancano stazioni, mancano commissariati di polizia. Ieri sera abbiamo aperto il telegiornale con la notizia che a Portogruaro non c'è un'autoscala in dotazione dei vigili del fuoco. Siamo ridotti male, è uno scandalo. Ai minimi termini. Beh, diciamo che dal punto di vista della politica, se vogliamo parlare di questo, che la politica poi è sociale e società, ci dovrebbe essere un po' il ritorno al senso civico, a quello del insegnamento in primis dei politici, che dovrebbero in qualche forma diciamo avere l'obbligo di dettare un po' le regole del gioco e del sistema e comportarsi adeguatamente, e d'altro canto poi questo senso civico essere trasportato a quello che potrebbe essere l'ambito familiare e quindi nel complesso. Ecco, mi sembra adesso, tornando all'argomento per cui ti abbiamo invitato, a Concordia Sagittaria, mi sembra che adesso finalmente la politica sia un po' stabilizzata a Concordia, non c'è più quell'incertezza, quell'instabilità che c'era prima, anche se immagino che il lavoro all'opposizione sia sempre un po' duro. Sì, allora, la politica ha iniziato a stabilizzarsi, forse probabilmente perché a Concordia si inizia a parlare di un governo che potrebbe anche essere stabile. Quello che noi abbiamo fatto come opposizione, e pensiamo anche di averlo fatto responsabilmente, è quello di aver atteso, in questi periodi dovrebbe arrivare il bilancio previsionale del 2010, aver atteso un po' le posizioni e le progettualità di questa amministrazione. Adesso ci attiveremo per far capire ai cittadini che l'opposizione c'è un'opposizione seria e che vuole confrontarsi con questa maggioranza. Ringraziamo dunque Davide Gruarin per il suo intervento. È davvero grazie. Tutto dalla Veneto, dalla redazione del Veneto. Direttore, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla notizia di qui sopra, quindi a questo punto io vi saluto e do l'appuntamento alle prossime edizioni.